anche a scuola si consumano le suole delle scarpe. È una delle caratteristiche degli istituti di formazione che insegnano il mestiere di giornalista. All'incontro Informazione, la pratica che fa scuola, organizzato dall'Associazione Giornalisti Scuola di Perugia, hanno partecipato direttori di istituti di formazione e ex allievi delle scuole di giornalismo italiane. Monica Maggioni è una di loro. A me fa molta paura tutto quell'impianto di retorica che cammina col discorso della formazione. E quindi anche quello delle suole delle scarpe, secondo me, è retorica. Alla guida del giornale Radio Rai c'è Antonio Preziosi, che era sui banchi del primo biennio della scuola di Perugia proprio insieme alla Maggioni. Le scuole di giornalismo sono un territorio avanzato di ricerca ed è un elemento del quale dobbiamo essere tutti consapevoli e, devo dire, anche per chi viene da quell'esperienza, anche orgogliosi. Marcello Greco, giornalista del TG3 e segretario dell'Associazione Giornalisti Scuola di Perugia, lancia una sfida alla sua stessa azienda. All'azienda del servizio pubblico radiotelevisivo, la RAI, che investa in innovazione, che sia all'avanguardia, che contribuisca, come fa da anni, a formare giovani colleghi preparati e pronti, una volta usciti dalla scuola, fatto l'esame, sostenuto l'esame del giornalista professionista, pronti a utilizzare, si dice, le nuove tecnologie, no, le tecnologie attuali che fanno parte ormai della nostra vita. Il mercato del lavoro è in contrazione, per questo le scuole dovrebbero fornire ai praticanti gli strumenti giusti per avviare una propria iniziativa editoriale. È questo il senso dell'intervento di Gianni Riotta. Dobbiamo insegnare è proprio anche la filosofia, la pratica e il concetto della startup.